Dal libro di Marco Ferrini, Pensiero, azione, destino, potere e uso del pensiero. Capitolo La felicità, una virtù creata da noi. A questo punto possiamo affermare che la felicità non dipende dagli eventi esterni. Siamo noi che la creiamo con il nostro atteggiamento, prima dentro di noi. E poi all'esterno. Che si stia morendo o che si stia nascendo, che ci si stia addormentando o svegliando, che si stia guarendo o che ci si stia ammalando, in questo senso non cambia assolutamente niente. È un vizio pernicioso ritenere che la nostra felicità dipenda dagli altri, da qualcosa fuori di noi. E come tutti i vizi, distrugge le buone qualità e rallenta i tempi per realizzare i nostri obiettivi. Sentirsi soddisfatti non è un merito, non è semplicemente la conseguenza di attività pie o la ricompensa per non essersi abbandonati ad atti empi. La vera felicità è di per sé una virtù, parte integrante della nostra intima natura. Quando una persona si sente autenticamente appagata, non subisce il fascino della trasgressione. Quando invece è insoddisfatta, viene attratta e agganciata da azioni che infrangono l'ordine cosmico. In effetti, è quando si soffre che nel tentativo di lenire il proprio dolore o la propria frustrazione, ci si avvicina a ciò che è pericoloso, moltiplicando le nostre sofferenze. È sotto l'influsso del dolore che si possono prendere decisioni sbagliate quando non siamo felici. Abbiamo già chiarito che la felicità nel contesto di riferimento non è sinonimo di euforia o eccitazione. Cos'è allora? Vale la pena di definirla. È uno stato di profondo benessere che non dipende da nient'altro se non da noi stessi, dalla nostra regione più profonda e spirituale. Ma ci sarà pure una connessione tra agire bene ed essere felici? Certo, l'abbiamo appena spiegato ed è anche vero che quando l'individuo è bene, perpetua e moltiplica il bene, mentre quando è male, rischia di moltiplicare il male. Se imprimete questa verità nella mente, potrete modificare il vostro sistema nervoso, creare nuove tracce nella materia grigia, modificare la vostra chimica cerebrale e le prossime conclusioni che trarrete terranno conto di questa registrazione. Così facendo, trasformerete la vostra vita. Noi siamo tagliati per stare bene, sia questa la vostra convinzione. Quando soffrite dovete chiedervi cosa avete sbagliato, quale errore avete commesso, quale offesa avete arrecato. Imparare la lezione e prontamente lasciar scivolare via l'evento senza farvi condizionare dall'insuccesso. È probabile che qualche errore ci accompagni per tutta la vita, ma ricordiamo che persino dai fallimenti possiamo trarre utili insegnamenti che ci aiuteranno sulla via della perfezione. Un vostro insuccesso non siete voi, è solo un episodio della vostra esistenza. Mai confondere il peccato col peccatore. Non vi soffermate troppo a commiserarvi, piuttosto rimettetevi prontamente al lavoro, ricordando momenti di buona riuscita, di gioia genuina, e avrete di nuovo a disposizione le risorse per ottenere un nuovo, gioioso successo. Nelle nostre caratteristiche ontologiche non vi sono morte, dolore, invecchiamento. È la nostra connessione al corpo fisico, soprattutto la nostra identificazione con esso, che comporta
tutta una serie di conseguenze negative, le quali culminano nell'horror mortis, che non è tanto terrore della morte quanto paura di morire, Abhinivesha. Non a caso Abhinivesha viene menzionato dagli scienziati vedici della mente tra le cinque principali cause di forte condizionamento. Nel mondo delle condizioni, le dinamiche che portano al nascere e al morire si ripetono come un disco rotto, come una filastrocca infinita. Ma è possibile uscire da questo circolo vizioso, tutte le volte che deliberatamente ci convinciamo di essere tagliati per il successo, per la felicità, quando pensiamo che la nostra natura è amore, ananda, beatitudine, ci incamminiamo anche senza saperlo in quella direzione e gradualmente la realizziamo. Quello che i saggi indiani intendono con il termine ananda non è eccitazione sensoriale, come nella vincita di una lotteria, come in un rapporto sessuale, come per una bibita fresca d'estate o qualche altro sollazzo del corpo o della mente. In tutti questi casi si tratta di piacere. La felicità non c'entra, ma le persone fanno confusione e nella confusione scambiano elementi eterogenei. Essendo la nostra natura spirituale costituita di Ananda, coincidente con quella del Signore Supremo, che è anche Signore d'amore e di gioia, non dobbiamo accettare di essere infelici, anzi, dobbiamo proprio rifiutarlo. Ma questo rifiuto deve essere qualcosa di costruttivo, non l'impuntarsi ottuso dei testardi o dei bambini. No, perché no? Non funziona così. Dovete visualizzarvi felici. Il vostro sistema nervoso non riconoscerà ciò come immaginazione, ma come realtà, come se lo foste veramente. Il sistema nervoso gestisce tutto il sistema endocrino che a sua volta regola le funzioni del corpo. Gli endocrinologi sanno molto bene che quando si va in depressione, tutto l'apparato delle ghiandole a secrezione interna viene danneggiato, squilibrato e si riassesta solo nel momento in cui si torna ad essere gioiosi e sereni. Il sistema nervoso non è in grado di distinguere tra immaginazione ed esperienza reale, perché in entrambi i casi si tratta di realtà. Se siete vittime di una fobia, ad esempio claustrofobia, il sistema nervoso informa subito tutte le cellule che qualcosa non va, senza discernere se il pericolo sia reale o immaginario. La chiave di tutto è dunque imparare a usare bene l'immaginazione. State con persone serene che vedono gli altri con benevolenza e mostrano affetto, amore e di per sé una cura. È anche lo stimolo migliore per aiutare noi stessi a sviluppare le medesime qualità benefiche. Quando parlo di amore nei confronti di altri, con questo termine non indico soltanto gli umani, ma tutte le creature. Questo deve essere ben chiaro, perché diversamente non potremmo parlare di gioia e serenità. Se infatti opterete con atteggiamento di discriminazione tra chi merita e non merita, voi sarete i primi a non meritare. Per meritare qualcosa bisogna dare a piene mani e vedere in ogni essere vivente l'occasione per superare i nostri limiti, primariamente egoismo ed ecocentrismo. Quella del fare è un'arte che possiamo apprendere da chi già la possiede e la pratica. La tradizione è il miglior veicolo di questi valori. Vogliamo tentare di migliorare il mondo? Allora promuoviamo la conoscenza, il rispetto e l'autentica tolleranza verso tutte le tradizioni religiose, evitando in principio la volontà di prevalere. Questo atteggiamento armonizzerà i rapporti socioculturali nel modo giusto, creando un ambiente favorevole all'evoluzione spirituale universale. Ma soprattutto impegnandoci a migliorare noi stessi, perché
perché questa è la cosa immediatamente e concretamente fattibile. Il resto verrà di conseguenza.